Amici del VG8, benvenuti a questa edizione speciale del nostro videogiornale, perché appunto Villabate ha un nuovo assessore. Proprio ieri, con determina del 31 gennaio, il sindaco Francesco Cirrito ha nominato Rosanna Caruso nuovo assessore al comune di Villabate. Ma facciamo un attimino un passo indietro, ricordando che qualche tempo addietro, proprio il primo cittadino del comune di Villabate, da questi studi, aveva annunciato l'azzeramento di giunta in diretta. E quindi, nuovamente, Canale 8 si pregia di avere sempre in esclusiva il nuovo assessore, quindi l'assessore Rosanna Caruso, in studio qui per spiegare un po' le vicissitudini che l'hanno portata a prendere questo nuovo incarico. Ricordiamo che già l'assessore Caruso attualmente ricopre la carica di consigliere comunale. E prima di ogni cosa diamo il benvenuto all'assessore Rosanna Caruso. Grazie, grazie a te Ismaele per avermi dato questa possibilità oggi e trovarmi qui. E detto questo, volevo appunto confermare quello che tu hai detto precedentemente. Ieri ho diciamo, ricevuto questa carica come nuovo assessore e quindi penso che da questo appunto mi farò carico di tutte le diciamo, opportunità e necessità che hanno bisogno i nostri cittadini. Perfetto, perfetto. Dicevamo appunto che proprio da ieri hai questo nuovo incarico, ma comunque già dal momento in cui sono state indette le elezioni ricopri il ruolo di consigliere comunale. Sicuramente in questi ultimi mesi Villabate ha vissuto un periodo di politica davvero turbolenta, con vari passaggi in consiglio comunale, maggioranza che quasi è diventata opposizione, opposizione che è diventata maggioranza, si situazioni abbastanza controverse. Che idea ti sei fatta un po' della politica generale degli ultimi mesi che si è vissuta all'interno del consiglio comunale, ricordando che tu sei l'unica donna, quindi che siedi lo scranno del consiglio comunale, gli scranni del consiglio comunale di Villabate. Io penso che in questo periodo, ecco, appunto a livello di assemblea comunale ci sia stato un attimino di confusione da parte anche vissuta dai cittadini che non hanno ben capito appunto questi gruppi formati, queste persone che entrano a far parte di un gruppo, che escono da un gruppo. Io volevo sottolineare che come consigliere comunale del gruppo Lavoro, Famiglia e Solidarietà confermo che il nostro gruppo è stato l'unico gruppo ad resistere a queste turbulenze. Perché noi ecco, siamo nati come gruppo Lavoro, Famiglia e Solidarietà, questo gruppo nato grazie a anche Gaspare Centorbi, che è arrivato in consiglio comunale, è sempre stato e rimasto tale. Del mio gruppo fanno parte il consigliere Arculeo e il consigliere Perricone e noi diciamo, non abbiamo vissuto in primis come gruppo queste turbulenze. Le abbiamo ovviamente viste proiettate negli altri gruppi consiliari, quindi gruppi che sono nati, persone che si sono unite. L'unica cosa importante è appunto questa possibilità che ci è stata data Ora dal arriviamo sì. al momento Sì. proprio della, Dimmi. della nuova tua nomina come consigliere, come assessore comunale. Ma in modo particolare, diceva bene, assessore, inizialmente tutto inizia con le elezioni a maggio, quindi ormai un anno e mezzo fa circa Sì. siamo in quei periodi, dove erano tanti candidati a sindaco, compreso anche il candidato a sindaco Gaspare Centorbi. Quindi, dopo le elezioni, chiaramente del primo cittadino Franco Cerrito, siete entrati in consiglio comunale con tre rappresentanti. Avete in questo ultimo periodo sicuramente mosso non poche critiche rispetto all'amministrazione comunale Cerrito e quindi all'amministrazione del governo Cerrito. E sicuramente addirittura mi ricordo in una fase del periodo del consiglio comunale avete chiesto a chiare lettere le dimissioni del primo cittadino. Spieghiamo ai cittadini come siete arrivati, quindi dal passaggio allo, quindi, na, na, avete preso il consiglio comunale e l'opposizione, quindi in questo periodo avete deciso con questo tuo nuovo incarico di entrare in maggioranza. Cosa vi ha spinto? Quindi, perché è importante, un passaggio molto fondamentale, cioè il passaggio dall'opposizione alla maggioranza che poi ha scaturito la rappresentanza nel suo assessorato come in consiglio comunale. Gli elementi fondamentali. Allora, gli elementi fondamentali che hanno portato il gruppo a quale io appartengo a questa decisione sono proprio nati dal fatto di cercare di avvicinarci di più ai cittadini, cercare di aiutare i cittadini a risolvere problemi e come ben tu sai, Ismaele, che hai fatto anche tu parte di questa vicenda, puoi ben capire che possiamo aiutare più i cittadini a risolvere i problemi facendo proprio parte delle cariche della politica. Noi siamo arrivati come gruppo a questa scelta proprio perché oltre le vicende ecco, che sono successe all'interno dei gruppi
consiliari, questa maggioranza che non c'era più in questo periodo, questo mancato numero legale all'interno del Consiglio Comunale, si è data appunto possibilità al gruppo Lavoro, Famiglia e Solidarietà affinché si è potuti raggiungere ad una stabilità sia numerica che politica all'interno dell'amministrazione. Certamente, ricordiamo ai cittadini che le varie vicende in Consiglio Comunale hanno visto il passaggio, quindi una posizione così definita critica, però lasciatemi dire che non c'è una maggioranza critica, si decide di essere dalla parte o da un'altra senza essere critici, bisogna avere una decisione chiara, specifica di dove stare in Consiglio Comunale. Faccio riferimento al consigliere Retaggio, al consigliere Pascale, al consigliere Gambino, Milazzo, che in quest'ultimo periodo hanno deciso di essere critici rispetto all'amministrazione Cerito, quindi veramente è un problema serio, perché in Consiglio Comunale si erano persi i numeri per andare avanti. Negli ultimi consigli comunali, cittadini da casa che ci state ascoltando, addirittura non si poteva scegliere delle scelte importanti per il paese perché cadeva continuamente il numero legale, quindi il sindaco Cerito aveva davanti due strade: o ritornare alle urne per cercare di comprendere cosa volessero i cittadini, o fare, come si dice in francese, riappattare i calcoli in Consiglio Comunale. Così è stato, infatti, con l'ingresso del consigliere Valenza in maggioranza, con l'ingresso del gruppo che fa capo all'ex candidato sindaco Centorbi, si sono nuovamente ricompattata la maggioranza e si è formata questa maggioranza. Nuovo assessore Caruso, le voglio chiedere, ai più critici che possono dire che sicuramente questa scelta è stata una scelta di poltrona, quindi soltanto di passaggio a un ruolo in giunta, lei che cosa vuol dire? Secondo lei è stata soltanto una scelta di poltrona questo vostro passaggio in maggioranza? No, secondo me non è stata una scelta di passaggio soltanto per la poltrona, e lo affermo dicendo proprio che i cittadini villabatesi devono pensare che l'unione di queste tre forze, di questi tre candidati, dei gruppi di quale fanno parte questi tre candidati a sindaco, quindi Valenzo Francesco e Gaspare Centorbi insieme al sindaco attuale Francesco Cerito, danno più forza, secondo me, per la risoluzione dei problemi che attanagliano il nostro paese. Chiaro, detto quindi... questo, mi rifaccio alla domanda tua precedente, in quanto io stessa come consigliere dell'opposizione mesi fa avevo chiesto al sindaco Cerito le dimissioni, e questo l'avevo appunto affermato perché pensavo, avevo detto al sindaco Cerito anche in aula stessa durante un consiglio comunale, che lui avesse cambiato la giunta, però avesse cambiato tutto per non cambiare nulla. E detto questo, l'entrata del nostro gruppo, l'entrata di Valenza, ha dato una svolta definitiva all'interno dell'amministrazione comunale, quindi adesso il cambiamento c'è realmente stato. Andremo sicuramente a vedere anche le idee programmatiche del tuo nuovo incarico, ma l'ultimissima domanda che riguarda il passato, ricorderai benissimo quando il primo cittadino Francesco Cerito in Consiglio Comunale più volte ha fatto riferimento al fatto che si avesse perso la maggioranza, quindi i numeri Consiglio Comunale, certamente non esitava a dimettersi. Secondo il suo punto di vista, quindi, come vede questa scelta? Cosa potrebbero dire i cittadini? Cioè, i cittadini potrebbero dire: ma non avevi detto che se perdevi i numeri in Consiglio Comunale ti dimettevi? Perché hai fatto queste questi nuovi passaggi opposizione e maggioranza? Io penso che il sindaco Cerito abbia voglia finire questo suo mandato impegnandosi e lavorando per costruire qualcosa per il paese, quindi fin quando ci sia la possibilità e la speranza di poter raggiungere questi obiettivi, non vedo perché ci sia il motivo di queste sue appunto dimissioni. Con questi patti fatti all'interno, quest'unione di questi gruppi, spero di andare avanti, di collaborare tutti insieme, di migliorare, perché l'unica certezza che abbiamo è soltanto migliorare le condizioni dei cittadini villabatesi. Quindi lunedì farai questo giuramento, insieme ovviamente prenderai questo incarico, essendo anche coadiuvata dalla giunta che vede il vice sindaco Francesco Gio, l'assessore Giovanni Piterresi, l'assessore Beppe Mannino, quindi farai questo giuramento lunedì. Cosa ovviamente ti aspetta per questi mesi che verranno? Quali saranno le deleghe che avrai? Sicuramente ancora chiaramente in fase di... perché proprio ieri è stata nominata, quindi non possiamo avere certezze su quello che ci dirai, però fondamentalmente, per sommi capi, quali sono le idee programmatiche che ti vedranno protagonista in giunta nei prossimi mesi? Allora, le deleghe che mi sono state assegnate fino ad oggi posso dire che sono a
quindi la pubblica istruzione, attività sociali e deleghe altre che ne conseguono, perché appunto, come hai detto tu, stabiliremo con il mio giuramento nei prossimi giorni. Detto questo, io l'unica cosa che posso confermare è che qualsiasi deleghe verranno appunto a me assegnate, so che sono di appunto molto deleghe significative, molto di difficile ecco, gestione, ma io mi impegnerò in tutti i modi per far sì che possa risolvere, quantomeno provare a risolvere i problemi all'interno di queste deleghe che mi verranno assegnate. Siamo giunti alle battute finali, sicuramente è doveroso ricordare che negli ultimi mesi il paese di Villabate sta anche avviando un processo lento di trasformazione, di cambiamento attraverso tante iniziative culturali, il paese sta cercando di darsi una scrollata grazie anche all'aiuto dell'amministrazione comunale, questo a onor di cronaca è giusto anche dirlo. Sicuramente quando ho saputo della nomina del nuovo assessore, ho chiesto al sindaco, al primo cittadino, che cosa volesse dire ormai al vecchio assessore Merilo Cicero. Lui mi ha risposto: guarda, questa scelta è stata una scelta sofferta, una scelta che ho fatto chiaramente con tanta attenzione, ha fatto un ottimo lavoro, un lavoro encomiabile, è stato soltanto frutto di logiche politiche squallide, così mi ha risposto, perché qualcuno in consiglio comunale sicuramente non l'ha più appoggiata e quindi ha perso come dire, la rappresentanza in consiglio comunale. Chiaramente è giusto dire che l'assessore Merilo Cicero in questo ultimo periodo ha fatto un lavoro davvero meticoloso all'interno del Consiglio Comunale, quindi l'assessore Caruso troverà come dire, un lavoro già fatto bene, quindi troverà la possibilità di avere qualcosa di positivo, partirà da una base certa sicuramente. Ringrazio l'assessore Merilo Cicero che mi ha preceduto, che già diciamo, ha avviato delle situazioni la quale io mi troverò a definire in maniera sistematica tutto quello che già è stato cominciato da lei. Mi riavvierò a iniziare nuove situazioni e nuovi programmi che saranno all'interno della nostra giunta comunale. Ne approfittiamo per salutare l'assessore Merilo Cicero che sicuramente ci starà seguendo e sicuramente tutti quanti i cittadini. Noi dal canto nostro, come sempre, come Canale 8 Palermo, abbiamo cercato di cavalcare, così come si usa dire, la notizia, cercando di dare subito ai cittadini una chiara e trasparente situazione che il paese di Villabate in questo periodo sta vivendo. Sicuramente nei prossimi giorni attraverso il nostro telegiornale maggiori approfondimenti, quindi definiremo bene le deleghe dell'assessore Caruso, sapremo che cosa succederà. Sicuramente noi come Canale 8 ci abbiamo provato di dare una informazione trasparente, a voi spetta il compito chiaramente di fare il punto della situazione, le somme e dire se ci siamo riusciti. Noi ringraziamo l'assessore Rosanna Caruso, il neassessore, e da parte di tutta quanta, per avermi invitato, e da parte di tutta quanta la redazione di Canale 8 auguriamo un buon lavoro, perché sicuramente c'è tanto lavoro da fare, sono sicuro che lei sarà all'altezza di poter ricoprire questo incarico. Grazie Ismaele. Bene, noi vi ringraziamo e chiaramente vi rilasciamo alla programmazione di Canale 8. Grazie e arrivederci.